Allora, ci colleghiamo adesso con la Sicilia, con Catania, che da domani al 21 maggio ospiterà il 18° Festival della Comunicazione, dal titolo Parlare col cuore e farlo con mitezza, promosso dalle Paoline e dai Paolini, e siamo collegati via Skype con Suor Cristina Beffa, delle Figlie di San Paolo, giornalista professionista tra gli ideatori del Festival della Comunicazione. Buongiorno Suor Cristina, benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno, tutto bene? Allora, credo che la Suor Cristina abbia risposto, io però purtroppo non la sento, quindi però la vedo, però non la sento, quindi chiedo alla regia di risolvere il problema, darmi l'audio di Suor Cristina, che eccola, sì, la sento, buongiorno, eccoci. Mi sentite? Buongiorno. Sì, la sentiamo forte e chiara, Suor Cristina. Allora, è a Catania perché domani partirà il 18° Festival della Comunicazione, appunto promosso dalle Paoline e dai Paolini. Da 18 anni questo appuntamento con la comunicazione, potremmo dire anche per legarsi al messaggio, alla giornata delle comunicazioni sociali promossa dal Papa. Sì, certo. Allora, è da 18 anni che proponiamo questo e siamo in linea, diciamo, con l'idea di Papa Francesco che la Chiesa sia in uscita. E anche noi abbiamo ipotizzato che, come Paoline e Paoline, siamo in uscita se organizziamo qualcosa al di fuori dei nostri centri culturali. Ecco, così è nata l'idea del Festival della Comunicazione, che si innesta nella settimana della comunicazione che facciamo su tutto il territorio italiano, mentre anno per anno individuiamo una diocesi che accetta la nostra proposta e proponiamo, diciamo, di organizzare una settimana di grande attenzione alla tematica che propone il Papa nel suo messaggio. E quindi è un festival itinerante, ma io che lo seguo fin dall'inizio ne resto ogni anno molto arricchita, perché insieme alla commissione territoriale che viene organizzata andiamo a individuare anche delle risorse che il territorio ha e che magari poca attenzione, oppure perché ognuno coltiva il proprio orticello, non viene riconosciuto. Invece, messo nella cornice del Festival della Comunicazione, le risorse diventano veramente una bella energia per il territorio. Certo, lei ha citato anche appunto il messaggio, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il messaggio di Papa Francesco che quest'anno ha scelto come tema parlare col cuore, secondo verità nella carità. Suor Cristina, ci faccia venire voglia di venire a Catania a seguire il festival? Certo, perché cerco di farvi vedere il programma che qui è stato stampato ed è organizzato su numerosi avvenimenti, numerosi eventi, inquadro anche il nostro fondatore, così facciamo una buona iniziativa, e di ricordo degli appuntamenti, diciamo. Intanto incominciamo con domenica 14, ci sarà l'evento che pone l'attenzione proprio sul messaggio, parlare col cuore e farlo con mitezza. Intervengono Vincenzo Corrado, che è il direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI, Gianna Maria Cappello, che è la presidente del MED e anche docente all'Università di Palermo. Il MED è un'associazione che si preoccupa di educare all'utilizzo della comunicazione, e Massimiliano Padula della Pontificia Università Lateranense, anche lui docente di comunicazione. Un'altra iniziativa è La parola in famiglia al tempo del digitale. Interessante. Qui intervengono Monsignor Vincenzo Paglia, che è il presidente dell'Accademia per la Vita, un'accademia pontificia, non lo devo dimenticare. Interviene anche Francesco Belletti, che è il direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia della San Paolo, Don Salvatore Bucolo, che è dell'Ufficio Pastorale Famiglia di Catania, e il moderatore sarà Alberto Chiara, che è un giornalista del gruppo Periodici della San Paolo.
Sor c'è anche Cristina, sì, un'altra. la cosa che mi colpisce, tantissimi eventi, abbiamo visto il programma è davvero È corposo, 40 davvero. eventi, tutti gratuiti, divisi in 20 giorni, che si svolgeranno in sale convegni, nei teatri, nelle chiese, nelle scuole, nelle sedi universitarie, nei musei e nelle piazze. Cioè, comunque una cosa, come dire, allargata Una in cui cosa coinvolgere tutti, grande, una cosa trasversali. grandiosa. E questo va tutto ad onore dei membri della commissione qui sul territorio, che devo dire hanno lavorato con grande intelligenza e anche con coraggio, perché hanno dovuto chiedere permessi, autorizzazioni. E quando c'è un bel dialogo tra la diocesi e le organizzazioni civili, il comune, eccetera, si ottengono dei bei risultati. E poi appunto, grazie per quello che ha detto, ci saranno anche scrittori, giornalisti, relatori, musicisti, cantanti, esperti, studiosi di fama internazionale, quindi regionale anche, quindi comunque davvero potremmo dire un viaggio nell'ascolto alla parola attraverso diversi linguaggi, quindi dal giornalismo ai libri, alle arti grafiche, alla musica, alla fotografia, che è un po' quello che fanno le figlie di San C'è anche il Paolo. concorso per la fotografia, certo, anche questo è molto interessante. Diciamo che Catania è riuscita a catalizzare la sua attenzione su tutti i linguaggi della comunicazione. Questo è grandioso, eh? È grandioso. E allora, visto che il festival, adesso le strappo questa promessa, durerà fino al 21 maggio, magari cercheremo nei prossimi giorni di risentirci, così faremo anche un po' il punto come sta andando, e appunto com'è Certo, volentieri, volentieri, ci il sono riscontro tanti del pubblico. collaboratori. Ciao. Sì, io volevo soltanto richiamare, se me lo Prego. consente, l'attenzione su un punto del messaggio del Papa, perché mi Certo. sembra che per una televisione sia molto indicato. Lui dice tra le tante cose, lo colgo proprio come un appello che vi propongo: scongiurare a quanto avviene ai nostri giorni, quando siamo spesso propensi all'indifferenza e all'indignazione, a volte anche sulla base della disinformazione che falsifica e strumentalizza la verità. Molto bello questo passaggio, Suor Cristina, grazie per appunto averlo segnalato, ma grazie per quello che fate, perché portare avanti da 18 anni un festival in diocesi, città diverse d'Italia, immagino sia un impegno importante, gravoso, impegnativo, però comunque grazie per quello che fate, sicuramente darà È tante molto soddisfazioni. gratificante, è È molto gratificante. gratificante, vi ringrazio. E fa anche del bene a chi vi partecipa. Ricordiamo il sito settimanadellacomunicazione.it, eccolo qui, lo vediamo inquadrato, il Festival della Comunicazione organizzato dalle Paoline e dai Paolini. Grazie, Suor Cristina, buon Grazie a lavoro voi, e c'è anche un grazie. sito del festival, anche il sito del festival. Ah, ecco, grazie anche a chi ci ha permesso di fare questo collegamento. Non ricordo il nome della persona che ci ha Giacomo, aiutato. Grazie Giacomo, Giacomo. l'angelo di stamattina è Giacomo. Grazie Giacomo, grazie dell'Arcidiocesi di Catania. Arrivederci. Un saluto, a presto, a risentirci, grazie, grazie ancora. Bene, da Catania torniamo a San Giovanni Rotondo e facciamo ancora una pausa e poi torneremo a parlare di un interessante rapporto firmato Save the Children dedicato alle mamme. Restate con noi.